Penso che il problema c'è. Noi quando dobbiamo assumere un immigrato regolare, che è venuto tramite flussi ben congegnati, ristretti, dobbiamo fare i salti mortali per avere tutti gli incartamenti in regola, con una burocrazia ossessiva. Questi vengono, arrivano dall'Africa anche subsahariana, pagano 10.000 euro gli scafisti. Io guardo, telefono con questo cellulare da 35 euro che mi serve solo per telefonare, loro li vede, hanno l'iPhone da 800 euro, chi gli dà tutti questi soldi? Cosa ha pensato quando ha scoperto che un terrorista di Berlino ha soggiornato vicino a casa sua? Beh, ho pensato quello che pensano tutti, che noi ci abbiamo vicini, il prossimo è persona che non conosciamo. Può essere una persona per bene e può essere un terrorista. Chi lo dice? E quello che infatti ancora adesso il presunto terrorista si dice. Quindi pare che dice l'intelligence italiana funziona, ma. Sì, questa era pure schedata, mi pare. Era pure schedata, però è rientrata in Italia. Perché scappava Giamaia e rientrava in Italia? Perché qui c'aveva le coperture? Perché forse è più facile? Non perché siamo stati bravi che l'abbiamo preso. Perché con tanta Europa ha scelto di venire in Italia? Lei, e sicuramente c'ha delle basi. Lei conosce le persone che comunque abitano nella casa che l'hanno ospitato? No, no, non conosco nessuno, neanche questo signore non ho mai visto. Però è la dimostrazione che ce ne sono tante brave persone che vengono da immigranti e fanno il loro dovere, si comportano bene. Però c'è sempre questo sospetto e quindi... più controllo ci vuole. E penso che comunque sia ci dovrebbero essere più controlli, soprattutto in questi anni con tutte queste stragi che purtroppo succedono. Bisognerebbe essere più scrupolosi per tutelare tutti i cittadini. Ecco, tu sei di Campoverde? Io sono di Aprilia. Di Aprilia. Cosa ne pensi di un presunto terrorista che soggiornava vicino a casa tua? Più sicura, meno sicura? Beh, adesso che non c'è più mi sento molto più sicura, però non è detto che non ce ne siano altri. Proprio per questo bisognerebbe fare più passi di blocco e più verifiche. Ecco, tu che sei una giovane ragazza, come ti senti, diciamo, in un paese dove ci sono numerosi immigrati? Hai paura oppure per te è normale? Non è normale, ma non ho neanche paura, perché vivere con la paura non è vivere. Quindi oggi ci siamo e domani non si sa. Viviamo sempre così. Cosa ne pensa di questo Hamid che ha soggiornato qui a Campoverde? Che zona è Campoverde? Ma è una bellissima zona per me. È una bellissima zona, solo che questi, ecco, la gente si lamenta un po' perché disturbano, fanno. Invece, secondo me, ci sono anche dei bravi, perché io qualche piccolo lavoretto che ho fatto l'ho preso e sono eccezionali per me. Però, certo, qualcuno è in mezzo, c'è sicuramente. Tutta questa gente che arriva, che ne sappiamo che cos'è. Per me questa è l'idea, non lo so. E cosa ha provato quando ha scoperto che uno dei terroristi che ha ucciso diverse persone a Berlino ha soggiornato vicino a casa sua? Niente, è normale, perché ci sono in mezzo, potrebbe anche succedere. Che ne sappiamo, non le conosciamo, che ne sa uno, capito? Si sente sicuro adesso? Si sente più sicuro? Ma io non ci ho avuto mai paura. Non ci ho avuto mai paura perché tanti sono anche amici. Tanti bravissimi, come ripeto, qualche piccolo lavoretto che ho fatto con me, di Manualanza, di sono stati eccezionali e sono rimasti amici. Però in mezzo, come ripeto, come ho detto prima, ci stanno, perché cioè, è evidente, c'era tutto lì, ecco, che ne sappiamo. A me a volte mi sembra pure di averlo visto, che ne so, perché sono anni. Però come fai a ricordarti 2 o 3 anni fa che ha lavorato con me questo? Difficile, come fai a dire una cosa del genere, capito?